Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. La storia che voglio raccontarvi oggi è una storia dove le passioni proibite e le grandi ambizioni, quando diventano ingestibili, portano sempre a decisioni nefaste. Oggi vi racconto la storia di Claudio Grigoletto, un uomo comune che sembrava avere tutto dalla vita, ma con manie di grandezza che lo hanno travolto. Ma è anche la storia di Marilia Rodriguez. Due personaggi ricchi di lati oscuri e i cui destini si intrecceranno ineluttabilmente. Ci troviamo a Gambara, un comune in provincia di Brescia, nel cuore dell'operosa Lombardia. È il 2012 e i due protagonisti di questa storia, Claudio, 31 anni, e Marilia, 29, per la prima volta incrociano i loro destini. I due si incontreranno per un colloquio di lavoro nel settembre del 2012. Marilia, infatti, ha risposto a un annuncio messo da Grigoletto, che era alla ricerca di un assistente che parlasse molto bene il portoghese, per un progetto che avrebbe dovuto prendere il via di lì a breve. A quell'annuncio risponde Marilia, che il portoghese lo conosce molto bene. Marilia viene infatti dal Brasile. Il colloquio va alla grande, Marilia conquista i due soci che l'assumono con il ruolo di interprete, ma non solo. Nei progetti di Claudio Grigoletto, la donna avrebbe dovuto entrare nella società come socio brasiliano, inserito nel territorio e nel mercato brasiliano dell'aviazione, e ora vi spiego perché. Ma prima di cederle delle quote, la donna viene prima assunta con un contratto dipendente, con uno stipendio di 1.300 euro. Ma chi sono Claudio Grigoletto e Marilia Rodriguez e perché quell'incontro si rivelerà fatale? Claudio Grigoletto nasce a Saronno nel 1981. Niente di memorabile nella sua infanzia e adolescenza. Frequenta le scuole superiori e subito dopo scopre una passione che ben presto diventa ragione di vita e fonte di reddito. Dopo il diploma frequenta un corso per piloti di aerei commerciali. A quello segue un corso come istruttore di volo e manutentore per velivoli ultraleggeri. Così Claudio prende l'agognato brevetto e nel 2011 realizza il sogno di una vita. Aprire una scuola di volo a Bedizzole, sempre nel bresciano, la GTR Aviation. A completare questo quadretto di vita assolutamente ordinaria, una moglie e una figlia e un'altra in arrivo. Inizialmente l'attività sembra andare anche bene, la scuola di volo di Claudio pare funzionare. Ma lo vedremo, le manie di grandezza del Grigoletto non trovano pace e già nel 2012 l'uomo ritiene che le entrate che provengono dalla scuola di volo non siano sufficienti. O meglio, questo è quello che l'uomo fa credere a tutti, moglie compresa. In realtà, la verità è che la scuola inizia ad andare male. Gli allievi scarseggiano e i costi di gestione della scuola sono al di sopra dei guadagni. Per rimpinguare le magre casse, quindi Claudio, insieme a un socio, decide di aprire un'altra ditta per la vendita di aerei ultraleggeri in Brasile. Ed è così che conosce Marilia. Marilia Rodriguez nasce in Brasile nel 1984, si trasferisce in Italia appena diciottenne e inizia a lavorare come assistente di volo presso la compagnia aerea Air Dolomiti. È molto bella Marilia, lunghi capelli neri, sguardo molto profondo, un bellissimo sorriso, alta e sottile. Era una ragazza che non passava di certo inosservata, aveva una personalità molto determinata e a detta di tutti era anche molto solare. Alla bellezza di Marilia, Claudio Grigoletto non è insensibile. Eppure, almeno inizialmente, i rapporti fra i due erano sì amichevoli, ma strettamente professionali. Anche se tutti al campovolo di Bedizzole erano convinti che fra di loro ci fosse una storia. A Marilia erano state promesse delle quote societarie. Marilia, però, non entrerà mai in società. Un anno dopo accadrà qualcosa che sconvolgerà le vite di molte persone in maniera irreversibile. Il 30 agosto 2013 è un venerdì. Il proprietario di un immobile in via Veronica Gambara a Gambara si appresta ad aprire la porta di un piccolo ufficio posto al pian terreno. La porta è chiusa a chiave. Una volta aperta, viene raggiunto da un odore fortissimo di gas. L'uomo pensa subito a un'incauta fuga di gas, va quindi verso la caldaia posta nella stanza più grande del piccolo locale e quasi inciampa su un corpo riverso per terra. Il corpo di una donna, posto quasi di fronte alla porta che divide l'ingresso della sala principale. La donna, ahimè, priva di vita. Quella donna è Marilia Rodriguez. Vengono subito allertati i carabinieri che si portano sulla scena del crimine e una volta identificata la vittima, iniziano subito le indagini.
La vittima presentava una vasta ecchimosi sul volto, inoltre vi era un chiaro segno di strangolamento sul collo. Infine, forse per effetto della caduta, la parte posteriore del cranio presentava una frattura con relativa perdita di sangue. Il corpo è cosparso di carta di giornale imbevuta in qualcosa che dall'odore sembra ammoniaca. Inoltre, la povera Marilia, nella mano destra, stringeva un accendino. Che sta a significare quella mole di carta di giornale bagnata e quell'accendino? Marilia voleva darsi fuoco o è solo una messiscena? Beh, chiunque abbia pensato di far passare quello per un suicidio non doveva aver ragionato molto sul fatto che, tra ecchimosi, fratture craniche e segni sul collo, il suicidio sarebbe stata l'ultima ipotesi possibile. Nell'immediatezza dei fatti si cerca di stabilire a quando potrebbe risalire l'omicidio e si vuol quindi capire quando Marilia è stata vista viva per l'ultima volta. Spunta un testimone, tale Dario Pizzini, che il 29 agosto, intorno alle 15, dirà di aver visto la vittima sul luogo del delitto. Quella sarà l'ultima volta che Marilia verrà vista viva. L'uomo quel giorno è a bordo di un mezzo da lavoro, diretto a un cantiere edile, dove presta servizio. È abituato a percorrere via Gambara più volte al giorno e la sua attenzione viene catturata da una ragazza seduta sugli scalini antistanti la porta d'ingresso di un immobile. L'uomo è sorpreso, faceva quella strada più volte al giorno, ma non aveva mai notato nessuno su quegli scalini, né tantomeno nei pressi di quell'immobile. L'uomo quindi la osserva meno distrattamente di quanto avrebbe fatto in altre circostanze. Pizzini riferisce anche che Marilia, lì fuori, seduta sugli scalini, non era da sola. C'era un uomo con lei, in piedi, sul marciapiede. Chi è quell'uomo? C'entra forse qualcosa con la sua morte? Grazie alla testimonianza di Pizzini, gli inquirenti stabiliscono che la morte di Marilia potrebbe risalire a quella stessa giornata del 29 agosto 2013. Il medico legale confermerà questa ipotesi. L'uomo nota anche una targa che non aveva mai notato prima. La LH Aviation. La LH Aviation è una società i cui soci sono Roberto Tomellini e Claudio Grigoletto. Quell'ufficio sarebbe dovuta essere la sede di quella società di compravendita di aerei a cui Grigoletto stava lavorando. Gli inquirenti hanno in mano poche informazioni, ma salienti. In quell'ufficio ci lavoravano i due soci della ditta, Grigoletto e Tomellini, e la loro assistente, Marilia Rodriguez. A quel punto, Grigoletto e il suo socio vengono immediatamente convocati in procura come persone informate sui fatti. I due diranno di conoscere Marilia, ma di non averla vista negli ultimi giorni. La ragazza, essendo una loro dipendente, aveva pieno accesso all'ufficio, ma i due non sapranno dire cosa ci facesse lì, anche perché le attività sarebbero iniziate da settembre. Non sembrano particolarmente collaborativi, specie Grigoletto, che anzi, a detta dei PM, sarà piuttosto vago. E su che tipo di rapporti ci fossero fra lui e Marilia, Grigoletto risponde che i loro rapporti erano strettamente professionali. Nel frattempo viene effettuata l'autopsia sul corpo di Marilia e il medico legale fa una scoperta sconcertante. Marilia era al quarto mese di gravidanza. Il fatto che Marilia aspettasse un bambino rende tutta la vicenda ancora più agghiacciante. Ma il medico legale, tra le sue annotazioni, indica anche una situazione di gravissimo deperimento fisico di Marilia. Il corpo di Marilia verrà pesato, calcolando che alla morte c'è un calo fisiologico di qualche chilo, Marilia, specie in virtù del suo stato interessante, non pesava più di 40 kg, che per una donna alta 1,75 m è un peso davvero scarso. Ma cosa era successo? Perché Marilia, pur essendo incinta, si era ridotta a pelle e ossa? Cosa si nasconde dietro la morte orribile di Marilia Rodriguez? Nei giorni seguenti verrà effettuato un profilo genetico del feto e verrà fuori una verità sconvolgente. Il padre di quel bambino che Marilia stava aspettando è proprio Claudio Grigoletto. Fedele alla nomea che lo precedeva, cioè che Grigoletto fosse un pallonaro, uno che si inventava delle grandi panzane per farsi grandi agli occhi degli altri, Grigoletto ovviamente mente agli inquirenti. L'uomo caparbiamente negherà di aver mai avuto una relazione con Marilia, con cui dice aveva solo dei rapporti lavorativi. Gli inquirenti però sanno che non è così e iniziano a sospettare dell'uomo. Certo, mentire su una relazione extraconiugale non fa di una persona un assassino, servono prove. E gli inquirenti tentano di procurarseli in ogni modo, convinti che Grigoletto ci fosse dentro fino al collo. Inutile dire che i cellulari di Grigoletto e quelli delle persone a lui vicine vengono immediatamente messi sotto controllo.
in attesa di un passo falso, di una telefonata compromettente che puntuale arriva. I carabinieri riescono a intercettare una telefonata fra un'amica di Grigoletto, un'amica e un'allieva di Grigoletto, Federica Fabbri, e Pezzi Stefano, un meccanico che occasionalmente lavorava alla scuola di volo di Bedizzole. All'apparenza una conversazione banale, ma che fa raddrizzare le orecchie degli inquirenti, specie per il tono dell'uomo. Cosa si dicono Pezzi Stefano e l'amica di Grigoletto, Federica Fabbri? L'uomo, piuttosto spaventato, riferisce alla Fabbri che è sparita una chiave inglese tipo pappagallo in dotazione all'attrezzatura della scuola di volo e di essere molto preoccupato. Ma perché gli inquirenti si mostrano così interessati a questa chiave inglese a pappagallo? Beh, perché sulla scena del delitto venne ritrovato un bullone svitato appartenente alla caldaia. Quel tipo di bullone viene solitamente svitato con una chiave inglese a pappagallo. Che Pezzi stia parlando della stessa chiave? L'officina della scuola di Bedizzole viene immediatamente perquisita e in una cassetta in dotazione a Grigoletto verrà ritrovata la famosa chiave a pappagallo che, secondo i rilievi del RIS, corrisponderebbe a quella che ha svitato quel bullone della caldaia. Il 13 settembre Grigoletto viene risentito e messo di fronte a quella circostanza, dirà: «Eh sì, l'ho svitato io quel bullone, ma non so perché». Il cerchio si stringe pericolosamente attorno a Grigoletto, che rimane strenuamente trincerato dietro la sua versione principale. C'è di più. In quella famosa perquisizione al campovolo di Bedizzole, nella cassetta del Grigoletto, verrà anche ritrovato uno scontrino di un negozio tipo Brico Center, che attesta che l'uomo, in data 29 agosto, cioè il giorno dell'omicidio di Marilia, aveva acquistato dell'acido muriatico e due flaconi di ammoniaca. Vi ricorda nulla l'ammoniaca? Il corpo di Marilia era ricoperto da carta di giornale largamente imbevuta di candeggina e acido muriatico. È solo una coincidenza? Che fosse stato lo stesso Claudio a fare quegli incauti acquisti lo dimostrano le telecamere di videosorveglianza del Brico Center che riprendono l'uomo con un cappellino mentre compra diversi flaconi. Grigoletto però è un uomo dalle mille risorse e ha per tutto una spiegazione. Quei flaconi, spiega, dovevano servire a pulire le scale di marmo dai residui di escrementi di cane. Ora, senza voler per forza giudicare Grigoletto un uomo poco sveglio, ma tutti sanno che il marmo è un materiale molto delicato che va trattato con prodotti specifici e non acidi aggressivi. Inoltre, per una pupù di cane basta del banale sapone per pavimenti. A chi vuole raccontarle il Grigoletto? E perché nega la relazione con Marilia? Il Grigoletto ci fa o ci è? Questo è quello che più o meno si domandavano i PM, stupidi del fatto che nonostante tutto remasse contro di lui, egli, stranamente, non cedeva di un passo. Sarà solo dopo due settimane che l'uomo, finalmente, confesserà di aver ucciso Marilia. Ma cos'era successo fra i due in quell'anno? Cosa aveva portato Grigoletto a uccidere Marilia e il frutto del loro legame? Facciamo un passo indietro e torniamo a un anno prima. Abbiamo detto che gli affari di Grigoletto non andavano granché bene. A metà 2012 le ore di volo calarono drasticamente, arrivando a sole 30 in 4 mesi. Per questo Claudio cerca di avviare quel famoso progetto in Brasile con l'aiuto della nuova quasi socia Marilia Rodriguez. I due, proprio per iniziare ad avviare il progetto, iniziano a viaggiare spesso in Brasile per prendere contatti e farsi dare le certificazioni necessarie. Durante uno di questi viaggi in Brasile, Claudio e Marilia finiscono a letto insieme. Inizia così la loro relazione extraconiugale, ma a completare il quadro idilliaco c'era la moglie di Grigoletto che aspettava una bambina e che era totalmente ignara del tradimento del marito. E fin qui niente di nuovo sotto il sole. Quando tornano in Italia, la passione è talmente irrefrenabile che nessuno dei due, specie Grigoletto, gli mette un freno. A giugno 2013 Marilia scopre di essere incinta e lo comunica a Claudio, che ne fu particolarmente sorpreso perché Marilia gli aveva detto che in seguito a un'operazione alle ovaie sarebbe potuta rimanere incinta solo tramite inseminazione. Quindi i due non avevano mai usato alcuna protezione. Non era certo nei piani di Grigoletto avere un altro figlio e per giunta dall'amante. Contestualmente il progetto per il Brasile stentava a decollare. Il campovolo andava sempre peggio, tanto più che l'unico aereo a disposizione era pure a noleggio e i costi del noleggio e della manutenzione erano esorbitanti. L'uomo perde anche il suo impiego come pilota di linea. Grigoletto era come stretto in una morsa da cui proprio non riusciva a venire fuori.
Si dirà che quella gravidanza inaspettata potesse costituire un movente perfetto per un omicidio premeditato. Ma la difesa respingerà questa tesi dicendo che Grigoletto invece fosse sì preoccupato, ma contento di questa creatura in arrivo. Come se non bastasse, nel 2012 Grigoletto e la moglie decidono di acquistare una casa. Versano una caparra di 20.000 euro con dei soldi prestati dal padre di Grigoletto. Filmando il rogito, Claudio si impegnava a versare la restante parte dell'importo, circa 90.000 euro, per l'acquisto della casa entro un anno. Questo ennesimo problema lavorò come un tarlo in Grigoletto, i cui motivi di stress ormai non si contavano più. Secondo la versione di Grigoletto, al colmo dell'esasperazione, Claudio decide di lasciare Marilia, ma allo stesso tempo decide di volersi occupare del bambino che sarebbe nato. Nel frattempo, la situazione economica va sempre peggio. Ma non solo quella di Grigoletto, anche quella di Marilia, che smise anche di percepire lo stipendio, perché le casse erano letteralmente vuote. E qui si arriva al punto di non ritorno, quello in cui Marilia, senza casa, senza lavoro e con un figlio in arrivo, inizia a essere molto preoccupata e nervosa circa il suo futuro. Probabilmente per il fatto che ci fosse una gravidanza di mezzo, Marilia riteneva giusto che Claudio non se ne lavasse le mani e che le desse il minimo per vivere e una casa dove crescere il bambino. Inoltre, a luglio Marilia inizia a stare bene. Aveva perso tanto peso e le sue condizioni fisiche erano talmente compromesse che si rese necessario un ricovero. In realtà, nei 2 mesi che ormai le rimanevano da vivere, fu ricoverata per ben 3 volte. Claudio è sempre presente, anzi è lo stesso Grigoletto a portarla ogni volta in ospedale. L'ultimo ricovero risale all'agosto del 2013. Dopo le dimissioni, Marilia venne ospitata dall'amica di Grigoletto, Federica Trebbi, la stessa che venne intercettata dopo l'omicidio. Ad agosto nasce la seconda figlia di Grigoletto e l'uomo, in maniera graduale, inizia a distaccarsi da Marilia. Le visite alla donna si diradano. Lui adduce questo al fatto che era occupata a stare con la sua famiglia e l'uomo riferisce che in effetti Marilia, in quel periodo, accetta di buon grado che l'uomo se ne stia un po' per i fatti suoi. Ma non durerà molto. Marilia, oltre a non stare bene, inizierà a soffrire quella situazione precaria. Inoltre, la Fabbri non poteva ospitarla in eterno. La donna si ritrova quindi sola, incinta, con una gravidanza difficile e senza un posto dove poter vivere. Grigoletto quindi decise di prenderle una camera all'Hotel Sullivan e nel frattempo i due iniziano a cercare una sistemazione per Marilia. Il problema però era sempre uno: Claudio non aveva più un soldo. Era ormai il padre a pagare tutto per lui. I due visitano un appartamento a Gambara. L'appartamento di Gambara sarebbe stata la soluzione ideale, visto che la sede della ditta era a Gambara e non serviva una capara e l'affitto era irrisorio. Tanto più che quella non sarebbe stata una soluzione permanente. Marilia, nei progetti di Grigoletto, avrebbe dovuto seguire la ditta dal Brasile. Ma, secondo quanto riferisce Grigoletto, a Marilia quella casa non piaceva. Fu quindi scartata. Andarono quindi a vedere altri 2 appartamenti in un comune lì vicino. Di quei 2, sempre secondo quanto riferisce il Grigoletto, la donna scelse quello più grande, non arredato e che costava di più. A quel punto iniziano le discussioni fra i 2 che si facevano gravi ogni giorno di più. I 2 ormai erano ai ferri corti, la donna secondo l'uomo era ormai sempre più capricciosa, mentre lui, secondo quanto riferisce, era un cavalier servente che cercava in ogni modo di accontentare le pretese di Marilia. Ricordiamoci che di questa storia l'unica campana di cui avremo mai menzione è sempre solo quella di Grigoletto. Marilia, ahimè, non ha potuto mai dire la sua su questa storia. Quanto ci sia di vero in quello che dice il Grigoletto è qualcosa che non ci è dato sapere. L'uomo era notoriamente una persona incline al sotterfugio e alla bugia, un pallonaro, come si direbbe, e lo era al punto da inventarsi che era stato arruolato nel corpo dei Marines e di avere fatto delle missioni in Afghanistan. Ma non solo. Un uomo definito sicuro di sé e sbruffone che si vantava di cose inesistenti, che voleva che tutti sostanzialmente lo invidiassero e che si portava in giro Marilia come un trofeo. Quello che secondo il racconto di Grigoletto farà saltare tutti gli ingranaggi sarà un messaggio che il 25 agosto 2013 la moglie di Grigoletto, Jessica, riceverà di ritorno da una gita di famiglia in montagna. Qualcuno l'avvisava che Marilia aspettava un figlio dal marito Claudio e che presto si sarebbero sposati. Claudio, quindi, che fino a quel momento aveva tenuto nascosto tutto alla moglie, si vede esplodere fra le mani la situazione, vede letteralmente la sua famiglia sfasciarsi davanti ai suoi occhi. Ma da bravo imbonitore, prova a rassicurare la moglie sul fatto che erano solo malelingue, che lui non l'aveva mai tradita.
Ma la donna, che sospettava già da tempo della tresca con Marilia, non ci crede. E cosa fa il furbo Claudio per dare ulteriore prova alla moglie della fedeltà? Crea un account fasullo e si manda delle mail spacciandosi per Marilia. Una Marilia che gli confessa di essere rimasta incinta di Paolo, un suo ex, di cui però la donna non vuole parlare, che vuole tenere segreto, e che gli chiede di incontrarsi mercoledì 31 agosto per parlare della situazione che si era venuta a creare. L'uomo sventola questa mail alla moglie per darle prova di non essere lui il padre di quel bambino, e a quell'incontro, rullo di tamburi, vuole esserci anche lei. Un boomerang che letteralmente gli torna indietro, e vedremo perché. Ed è in questa situazione di bugie pietose, liti furiose, situazione economica ormai in pieno tracollo e angoscia fuori controllo che matura l'omicidio di Marilia. Grigoletto ormai è una bomba pronta a esplodere. La mattina dell'omicidio, il 29 agosto, Grigoletto si reca in ufficio in via Veronica Gambara. Quel giorno, secondo i piani di Claudio, Marilia avrebbe dovuto lasciare l'hotel Sullivan per trasferirsi in una camera d'albergo dell'hotel Gambara, perché più vicina all'ufficio. I due si sentono due volte quella mattina, una per accertarsi che Marilia stesse effettivamente lasciando il Sullivan per raggiungerlo in ufficio, l'altra la farà Marilia per avvisare Claudio che stava lasciando l'hotel. E in effetti le telecamere a circuito chiuso del Sullivan riprendono Marilia mentre esce dall'hotel quella mattina e si vede anche qualcuno dell'hotel stesso che l'aiuta a portare i bagagli che verranno poi sistemati nella sua auto. Quelle saranno le ultime immagini di Marilia da viva. La donna arriva in ufficio intorno a mezzogiorno. Secondo il racconto di Claudio, l'uomo le dice che era ora di mettersi in carreggiata con il lavoro, perché era ormai troppo che la ditta non fatturava ed era necessario fare un minimo di progettazione. Poi i due iniziano a discutere sulla casa. Claudio voleva a tutti i costi che Marilia scegliesse la soluzione più economica e Marilia invece non era d'accordo. I due iniziano quindi a discutere animatamente. Si sposteranno fuori, lì dove il testimone li vedrà. Marilia seduta, Grigoletto in piedi. I due rientrano ma continuano a discutere perché Claudio voleva che la donna controllasse delle mail, sistemasse la documentazione necessaria per far partire il progetto, ma Marilia gli dice che non stava percependo stipendio, che era incinta e che non aveva alcuna intenzione di occuparsi di quella faccenda. Ribadisco sempre che questa è la versione di Grigoletto, l'unica a nostra disposizione. È chiaro che, a mio avviso, tante cose forse sono state esasperate per giustificare il raptus. Anche se, come vedremo, la procura invece punta all'omicidio premeditato. A questo punto della discussione gli animi sono più che mai accesi ed è lì che, secondo Grigoletto, la donna tenta di schiaffeggiarlo, ma non ci riesce. Claudio allora le dà un marrovescio con la mano destra che la butta per terra. L'uomo corre in bagno a rinfrescarsi la faccia per cercare di calmarsi, visto che praticamente erano arrivati alle mani. Quando esce dal bagno, Marilia era lì in piedi, con in mano una guida di legno e una forbice con cui tenta di colpirlo. Ne segue una colluttazione in cui l'uomo la disarma e la sbatte violentemente contro lo stipite della porta. La donna cade, prova a rialzarsi, ma ripiomba sul pavimento, picchiando forte la testa. Quella caduta, secondo Grigoletto, le procurò una frattura al cranio. Il sangue prese a uscire copiosamente. E a quel punto Grigoletto si china verso Marilia, ormai inerme, e le stringe le mani intorno al collo, uccidendola. Poi fa qualcosa di inspiegabile, tenta di bruciare il cadavere imbevendo dei fogli di giornale nell'ammoniaca. Prova a dargli fuoco, ma l'ammoniaca non è infiammabile, quindi non riesce nel suo intento. Poi sistema un accendino tra le dita di Marilia, ma lui dice di non averlo fatto. Svita il bullone della caldaia da cui inizia a fuoriuscire il gas. Forse voleva far saltare tutto. Anche se poi in realtà lascerà una finestra aperta. Non gli importa di nulla, né di Marilia né del bambino, vuole solo che quella donna e il carico di problemi che si portava dietro sparissero. Poi se ne va a Bedizzole per una lezione di volo, come se niente fosse. Peccato che, come assassino, Grigoletto è piuttosto maldestro e letteralmente dissemina la scena del crimine di prove. Tra l'altro questo sarà un assist della difesa per spiegare il fatto che fosse un omicidio d'impeto e che l'uomo non avesse organizzato affatto l'omicidio, proprio perché la scena era totalmente disorganizzata. A tutte queste azioni apparentemente senza senso, il Grigoletto non saprà dare una spiegazione logica. La sua risposta sarà sempre «non lo so». Al processo in corte di assise di Brescia, con rito abbreviato, accusa e difesa si danno battaglia, sostenendo due tesi opposte. Da un lato, l'omicidio d'impeto, dall'altro, un delitto premeditato.
La difesa sostiene con forza che si è trattato di un omicidio scaturito da una situazione di stress incontenibile, che una volta raggiunto l'acme ha portato a un raptus. L'accusa e la parte civile però a questa ricostruzione proprio non credono. Per i PM, quando Marilia viene invitata in ufficio, il Grigoletto aveva già maturato la volontà di fare fuori Marilia, le cui pretese ormai per Grigoletto erano insostenibili. E vediamo perché. Abbiamo visto come Claudio quella mattina fosse andato a comprare l'ammoniaca e l'acido muriatico e dell'uso becero che ne ha fatto e della spiegazione che aveva dato. Cioè pulire il marmo degli scalini dalla cacca di cane. Tra l'altro pare sotto suggerimento di Marilia. L'ammoniaca ha un odore fortissimo. Possibile che Marilia, incinta e con una sensibilità agli odori fuori dal normale, avesse suggerito di prendere l'ammoniaca per pulire scalini e sanitari? Ma non è il solo elemento che fa propendere i giudici per un omicidio premeditato. Dal racconto del Grigoletto, racconto dove lui si colloca come parte lesa che subisce le angherie e gli attacchi di Marilia, ci sono alcune cose che proprio non combaciano con i dati raccolti sulla scena del crimine. Ad esempio, che fine hanno fatto la guida di legno e le forbici che secondo Grigoletto Marilia avrebbe usato contro di lui? L'uomo sostiene di aver lasciato l'ufficio senza aver toccato nulla. Bene, ribatte il PM durante il dibattimento, e allora come mai la guida di legno era al suo posto? La guida avrebbe dovuto trovarsi presumibilmente per terra, non perfettamente sistemata sul tavolo. L'uomo, forse non capendo la domanda, continua a dire che sì, lui la guida non l'ha mai toccata. Quindi chi ce l'ha messa sul tavolo Ikea? Marilia? Si è forse rialzata col cranio spaccato per posarla sul tavolo? Lo incalza il PM. Emerge anche un altro fatto. Il personale del Sullivan riferisce dopo l'omicidio che Marilia, nei giorni in cui rimase loro ospite, non riusciva a mangiare. La donna non tratteneva nulla del cibo che ingeriva, stava davvero male, tanto che spesso doveva richiedere l'intervento del personale ai piani per farsi portare in bagno, dato che non si reggeva in piedi. Grigoletto invece sostiene che la donna mangiava normalmente, ogni volta che lui l'andava a trovare, e che non aveva ravvisato uno stato di così grande prostrazione nella ragazza. La difesa farà appello al filmato dove si vede una Marilia in forma, seppur estremamente magra, che con la sua macchina raggiungerà tranquillamente Gambara. Chi ha ragione dunque? Altra questione, ma siamo davvero sicuri che Grigoletto avesse lasciato Marilia? Siamo sicuri che non gli avesse detto che avrebbe lasciato la moglie per lei? Marilia in realtà andava in giro presentandosi come la compagna di Claudio. Addirittura un'agenzia immobiliare si presenterà come Marilia Grigoletto. Secondo i PM questo stava a significare che fra i due ci fosse un progetto di vita che andava al di là del semplice mantenimento del futuro nascituro. Ecco spiegata l'insistenza di Marilia affinché quel progetto prendesse forma. Ecco spiegato perché volesse una casa più grande, perché quella non doveva essere una soluzione temporanea, ma una soluzione a lungo termine, e Marilia voleva che la cosa si concretizzasse il prima possibile. Ecco secondo i giudici dove risiede il vero movente dell'omicidio: nell'urgenza di Marilia affinché l'uomo lasciasse la moglie e andassero a vivere insieme. E non era di certo un discorso che Marilia aveva tirato fuori quel giorno, erano settimane che le discussioni andavano avanti. Ecco perché Grigoletto convoca quel giorno Marilia, pur non avendo pronto per lei alcuna soluzione abitativa, per attirarla nella trappola che le aveva teso, ucciderla, disfarsi del corpo bruciandolo, inscenando anche un suicidio e far saltare l'immobile così che non rimanessero tracce. Quest'ultimo aspetto, secondo i PM, suggerirebbe anche una natura fredda, cattiva, senza alcuna considerazione del prossimo del Grigoletto. Secondo i PM, la ricostruzione dei fatti sarebbe questa. Marilia viene stordita con l'ammoniaca, viene colpita con uno schiaffo, quello che il PM chiama marrovescio, ed è talmente forte che lo stesso Grigoletto si ferirà ad una nocca, colpendo un orecchino di Marilia che verrà ritrovato per terra. La ragazza cade e sbatte violentemente la testa, dopodiché la uccide strangolandola. Secondo questa ricostruzione, quindi, non è il Grigoletto a doversi difendere da una Marilia furiosa pronta a colpirlo con una forbice, ma sarà l'uomo a tendere una trappola all'ignara ragazza, ansiosa solo di cominciare una vita a tre con Grigoletto. Al contrario, per la difesa, la personalità di Marilia era dominante, incline alle scenate e manipolatoria. A partire da quella bugia sulle sue capacità di rimanere incinta. Secondo la difesa, un tentativo ben riuscito di inchiodare Claudio con una gravidanza e porre in essere tutta una serie di manovre manipolatorie per farsi mantenere come una signora.
Che si tratti di omicidio d'impeto, secondo la difesa, è testimoniato dal fatto che Grigoletto non aveva con sé alcuna arma. Strozzare una persona è tipico di chi è preda di un raptus. Chi organizza un omicidio invece si procura quasi sempre un'arma con cui essere sicuro al 100% di portare a termine il proposito omicidiario. Ma anche dal fatto che la scena del crimine è confusionaria, disorganizzata, senza alcun criterio logico. Basti pensare ai giornali zuppi che mai e poi mai avrebbero potuto prendere fuoco, ma che quantomeno suggeriscono l'intenzionalità di far sparire il corpo. Altro elemento che suggerirebbe l'omicidio premeditato è la chiave inglese che il Grigoletto porta via dal campo volo di Bedizzole e che gli sarebbe servita per manomettere la caldaia. Ma come si può immaginare, anche per questo il buon Claudio ha una spiegazione. L'uomo a dibattimento a domanda diretta risponde: perché non reggevo più la situazione. Pensavo che avrei dovuto dire a mia moglie di tutta la situazione economica, di Marilia, e pensavo di farla finita col gas. Pensate, dirà il PM, uno che si vuole suicidare non pensa a impiccarsi, lanciarsi da un balcone, a un cocktail di farmaci. Pensa a inalare il gas metano, che tra l'altro non l'avrebbe neanche ucciso, perché il gas metano non è tossico. Ma se concentrato in grandi quantità in un ambiente chiuso, provoca esplosioni devastanti. Poteva forse non sapere il Grigoletto una cosa che sanno persino i bambini? Si chiede il PM. L'uomo, in ogni caso, in quei 10 giorni in cui ha tenuto la chiave a pappagallo in ufficio, non tenterà mai di uccidersi inalando il gas, a riprova del fatto, secondo i giudici, che non era sua intenzione farlo. C'era inoltre la questione della mail finta che il Grigoletto mostra alla moglie, dove la finta Marilia dava appuntamento al 31 agosto per vedersi lui, lei e il fantomatico Paolo. Secondo i giudici, era già nelle intenzioni del Grigoletto uccidere la Rodriguez prima di quel 31 agosto e a quel punto, quindi con Marilia morta, quell'incontro per forza di cose non ci sarebbe stato e lui non avrebbe dovuto dare spiegazione alla moglie. Tutto perfetto, quindi. Almeno nella teoria, nella pratica è un disastro totale. E in tutto questo squallore nel quale vi ho fatto sguazzare allegramente fino adesso, una figura tragica si staglia su tutto. La moglie di Claudio Grigoletto, Jessica, che pensate apprende della relazione del marito dai carabinieri, che ne mostrano delle foto di Marilia col marito ritrovate sul cellulare della donna. Immaginate come debba essersi sentita stupida, sconfitta, cieca, ingenua. E pensate che Grigoletto in procura, come persona informata sui fatti, non può che ammettere di aver avuto una storia, ma dirà che era durata pochissimo e soprattutto dirà di non aver ucciso Marilia. La donna dovrà aspettare di vedere confessare il marito per avere piena contezza della realtà. Non so, mi sento di rivolgerle un abbraccio virtuale per tutto quello che ha dovuto sopportare. E adesso vi mostro un'intercettazione ambientale di Grigoletto in procura con un certo Paolo Zardo, un uomo che Marilia ha frequentato, quel Paolo di cui si parla nella mail. In questa clip si vede la natura subdola e manipolatoria di Grigoletto, ritenuto capace di ogni cosa pur di nascondere le proprie bugie e i propri sotterfugi e di sfuggire alle proprie responsabilità. Faccio notare che Zardo era perfettamente a conoscenza del fatto che il bambino fosse di Claudio. Era stata la stessa Marilia a dirglielo in una chat, ma questo Grigoletto non lo sa. Tutti fingono, in sostanza. Un bel festival dell'ipocrisia. Anche la narrazione che voleva Marilia come un'avida approfittatrice che pretendeva tutto da Grigoletto sembra perdere consistenza di fronte a una chat in cui Marilia, parlando con Tomellini, il socio di Claudio, gli dice: «Tanto lo so che la società è ormai affondata, datemi almeno lo stipendio di giugno, che me ne torno in Brasile», a riprova del fatto che la donna non volesse in alcun modo approfittarsi di Grigoletto. Tutti questi elementi verranno ritenuti prove inconfutabili delle reali intenzioni del Grigoletto e per questi motivi l'accusa richiede il massimo della pena per omicidio premeditato, distruzione di cadavere oltre che tentata strage. I giudici accolgono le richieste del PM e lo condannano all'ergastolo, nonostante il rito abbreviato che per sua natura concede uno sconto di pena consistente, ma non evita l'ergastolo come spesso si crede. La pena viene ridotta a 30 anni in appello e confermata in Cassazione nel 2017.
L'uomo sconta la pena nel carcere di Bollate. Grigoletto viene anche condannato a risarcire la famiglia di Marilia, una somma pari a 300.000 euro. Ma come spesso avviene in questi casi, il Grigoletto ha venduto tutto, ha intestato tutto quello che c'era da intestare a persone fittizie prima della sentenza, quindi risulta nullatenente. La proposta quindi risarcitoria è di 1.000 euro subito e poi di 200-300 euro al mese fino all'estinzione della somma. Oltre il danno, la beffa, mi viene da dire. Una storia di passioni proibite, finita nel sangue e nell'incapacità di gestire la verità, di sguazzare nel sotterfugio e nel torbido. Una storia sbagliata da qualunque punto la si guardi. E si conclude così il mio video. Conoscevate questa storia? Che ne pensate? Vi prego di farmelo sapere nei commenti. Vi prego inoltre di considerare sempre che le vittime meritano rispetto e che nulla di quanto hanno fatto in vita giustifica la loro morte violenta. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E a presto con una vostra crime. Ciao!